Indietreggerò solo per prendere la rincorsa, mai per arrendermi. Sono parole colme di speranza quelle che Giovanni Allevi ha affidato ad Instagram dopo l'annuncio della sua malattia, un mieloma. Sono molti i personaggi dello spettacolo, dello sport e della musica che hanno scelto di rompere quel muro di silenzio che spesso si innalza tra chi è malato e ciò che gli ruota intorno. Nadia Toffa affrontò con il sorriso la sua battaglia, persa a soli 40 anni. L'aveva raccontata a lungo, in TV, sui social, senza filtri, senza vergognarsi di pronunciare la parola cancro. Caroline Smith è tra coloro che ha deciso di non nascondere nulla del suo percorso verso la guarigione, fatto di momenti dedicati alla prevenzione, all'incoraggiamento, ma anche di quella quotidianità resa difficile dalle terapie. Abbiamo una forza incredibile. Io ho tanta gente che dicono, ma non ce la faccio. Io dico, guarda, quando sei costretto a lottare per qualcosa, una forza interiore viene fuori. Poi se per caso che c'è qualcuno è fragile, ci sono io. L'abbraccio per la vittoria della nazionale agli ultimi europei tra il CT Roberto Mancini e Gianluca Vialli non racconta solo il trionfo di una squadra, ma anche quello di un uomo, Vialli, che non ha mai fatto mistero della sua lotta contro il tumore al pancreas, mostrando la stessa incredibile forza dell'allenatore rosso-blu Siniša Mihajlović, che da 3 anni lotta come un guerriero contro la leucemia. L'ho affrontato così dal primo momento fino all'ultimo e penso, sai, ognuno ha il suo carattere, ognuno lo affronta e nella propria maniera. Io ho voluto farlo così perché io sono fatto così. Ognuno con la propria storia tenta di sconfiggere il male intruso con coraggio, ma soprattutto senza temere il giudizio, cercando di trasmettere l'importanza di vivere questa condizione nel modo più normale possibile. I love you, baby. Emma l'ha vinta la sua sfida contro il tumore, ne ha parlato quando è riuscita a farlo e anche questo può essere terapeutico. Lo stesso ha fatto Jovanotti rispetto alla malattia superata dalla figlia Teresa dopo un lungo periodo di cure ed Elena Santarelli, che ha raccontato i mesi della grande paura e della rinascita grazie alla guarigione del figlio. Se da una parte c'è chi si oppone alla tendenza di rendere pubblica la propria vulnerabilità, dall'altra invece c'è chi sostiene che le dichiarazioni di chi ha affrontato o sta affrontando la battaglia siano fondamentali a dare voce al dolore di tanti, a sensibilizzare le donazioni per la ricerca e la prevenzione, ma anche ad abbattere i pregiudizi.